Ciao, eccomi con un nuovo progetto, ghirlanda con carta riciclata. Il materiale sarà un cartoncino, dei vecchi libri che non servono più, un nastro autobloccante che ho recuperato da una confezione di Pandoro. Colla vinilica, colla caldo, pinzatrice, riga, penna, compasso, forbici, taglierina. La prima fase del progetto sarà quella di realizzare la base della ghirlanda. O utilizziamo un compasso dotato di un braccetto aggiuntivo per poter fare, insomma, una base grande, o altrimenti con due semplici piatti di forma differente. Tagliare la parte centrale della base della ghirlanda, praticare due tagli a X con la taglierina. Sollevare i lembi e proseguire con le forbici. Tagliare la parte esterna del cerchio. Praticare un foro per l'inserimento del nastro autobloccante. Ora passiamo a riciclare i vecchi libri. Utilizzeremo sia la copertina che le pagine. All'altezza di 12 cm segnare i punti 0, 3, 6, 9 su ambedue i lati del foglio. Unire i punti. Tagliare la pagina al punto 0. Con l'aiuto della riga praticare delle pieghe. Praticare una piega zig-zag non più alta di 1 cm. Aprire il lavoro ed effettuare dei tagli come mostrato. Ripiegare ogni singola striscia con le pieghe precedentemente fatte a zig-zag. Questo metodo serve per fare 4 pezzi alla volta. Chiudere a cerchio ogni striscia con 2 punti di pinzatrice.
tappo di diametro a scelta, uno qualsiasi che avete in casa, realizzare dei cerchietti utilizzando la copertina dei libri ma solo la parte bianca. Fatto il momento di realizzare la nostra prima coccarda. Spingendo la parte superiore verso il basso e al suo centro, fissarla con un goccio di colla caldo. Bloccare il cerchietto o con colla vinilica o con colla a caldo. Per la base della mia ghirlanda ho realizzato 40 coccarde. Il materiale adesso è pronto e possiamo comporre la nostra ghirlanda. Intanto fissiamo il nastrino precedentemente inserito e poi troviamo un modo per sistemare e abbellire la nostra base della ghirlanda con tutte le coccarde. Possiamo utilizzare colla vinilica o colla a caldo. Vorrei precisare che i libri utilizzati per questo progetto altro non sono che i classici libri di scuola primaria. E ne vengono buttati moltissimi ogni anno, migliaia e migliaia di libri, uno spreco assoluto. Quindi ho deciso di realizzare questo progetto appunto riciclando i libri della primaria. Spero che anche questo progetto vi sia stato gradito e vi saluto. Ciao, grazie, a presto!